e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Queste sono le parole che Gesù lascia. Mi piace fare rilevare quello che vedremo questa mattina, soprattutto quello che le prime chiese, gli apostoli, i primi evangelisti, se vogliamo dirli con i termini che abbiamo adattato al nostro linguaggio, fanno soprattutto in Giudea, Samaria. Questa è fonte di una profezia, vogliamo chiamarla una profezia, penso di sì. La prima parte di questo versetto l'abbiamo più volte approfondita, anche grazie a Roberto che ha fatto degli studi, dei passaggi molto interessanti sullo Spirito Santo. Non è di quello che volevo parlare, ma è comunque parte fondamentale di questo testo e di tutto quello che diremo oggi, ma di come di questa parte di profezia in cui dice mi sarete testimoni in Gerusalemme, stava parlando insomma da Gerusalemme, mi sarete testimoni qua, dove siamo adesso, comunque vicino a Gerusalemme, alla parte di Gerusalemme, e in tutta la Giudea, e in Samaria, e fino all'estremità della terra, che è una parte che poi soprattutto svolgerà Paolo con i suoi collaboratori, anche con Pietro, anche sicuramente anche altre forze, ma comunque io voglio solo soffermarmi ai primi capitoli degli Atti, dove lui dice vi sarete testimoni in Giudea e in Samaria. La Giudea e la Samaria sono, questa la Samaria era una, diciamo, questa è la Palestina ai tempi di Gesù. Scusate, punti, devo dare tutta memoria, che ancora funziona, però magari dicevo la Palestina ai tempi di Gesù, con Gerusalemme, la Samaria e la Giudea che è sotto. Questa è un po', non è un'area grandissima per gente come noi che ormai gira per tutto il mondo, però per il modo come viaggiavano loro, per i mezzi che avevano, le strade che c'erano, cioè le difficoltà anche che c'erano a muoversi, insomma, comunque era già un'area abbastanza vasta da coprire. Comunque Gesù ha detto voi siete testimoni in questa zona. Questa in particolare è la Giudea, Gerusalemme, Betania, Betlemme, eccetera. Questa invece, più nello specifico, è la Samaria, che è un po' più a nord, attorno anche il montagnoso, va tra il mare fino ai confini con il Giordano. Dice, vi sarete testimoni. Io mi sono permesso poi di aggiungere questo termine, la persecuzione, perché non è che, come forse noi possiamo pensare, oggi sono partiti i fratelli, gli apostoli del tempo, forti di questo mandato che aveva dato il Signore, andate a predicare, eccetera. Certo, c'era anche questo aspetto, ma il problema base di quel periodo era che c'era a Gerusalemme e comunque un po' tutta l'idea, in particolare a Gerusalemme dove c'era il centro del potere, il sinedrio, i sacerdoti, eccetera, c'era una grande concentrazione di potere religioso ebraico, si era creata una grande contestazione verso questa nuova setta, se vogliamo così definirla, no? Quindi non è facile, quindi non doveva essere facile rimanere a vivere in questa situazione continuamente in difficoltà, continuamente pressati, continuamente ricercati. A volte vediamo nei film, abbiamo visto anche prima, quando ci sono delle popolazioni che vengono schiacciate, che vengono messe in difficoltà, quindi quanto è difficile vivere così. E quindi molti capi religiosi, tra i quali uno molto famoso che sappiamo che era Saulo, poi di cui diremo qualcosa, cercavano di debellare questa nuova setta, i cosiddetti ebrei, li chiamavano i seguaci
della via, così vengono chiamati in Atti al capitolo 9, versetto 2, i seguaci della via. Uno di questi, diciamo, leader molto forti, non era uno dei sacerdoti, non era forse faceva parte del Sinedrio, non lo so esattamente, ma comunque era in questa ristretta cerchia, era Saulo, che aveva dei mandati particolari, forse aveva dei compiti specifici, il capo delle guardie, non so che cos'era, aveva dei compiti molto molto particolari. Lui stesso al capitolo 26, molto più avanti nella storia, versetti da 9 a 11, quando lui si renderà davanti a Re Agrippa, un bellissimo discorso, come sono tutti i suoi discorsi, lui dirà, ricordando il suo passato, perché è inutile che anche noi ricordiamo il nostro passato, le cose vecchie, dice: quanto a me, sta parlando quindi a Agrippa, in un tribunale, in un luogo pubblico, diciamo qua, direi quasi fosse sotto giuramento, in verità pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù Nazareno. Volevo lavorare attivamente contro Gesù Nazareno. Questo infatti fece a Gerusalemme, e avendone ricevuta l'autorizzazione, quindi lui ricevette un'autorizzazione speciale, per quello che forse era un comando o un incarico, era un commissario, si direbbe era un commissario, diciamo così. L'autorizzazione del capo sacerdote, io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi. Io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi. E quando erano messi a morte, io davo il mio voto, alzavo la mano, ovviamente c'era un giudizio, e io davo il mio voto, che ovviamente si capisce che era così. E spesso in tutte le sinagoghe, unendoli, li costringevo a bestemmiare. Che significa costringere a bestemmiare? A piurare, diciamo, allontanarsi dal Signore. E infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fino alle città straniere. Perciò li cacciavo via con cavalli, con armi, eccetera. E questa è una testimonianza, probabilmente sotto giuramento, che Paolo fa davanti a Re Agrippa, quando poi si difende, comunque in un contesto di un discorso molto particolare, che io ho ripreso, per dire questa è l'atmosfera che c'era subito dopo che Gesù era andato in cielo. Sarà passato anche un po' di mesi, forse il tempo scorreva anche rapidamente anche quel tempo, e quindi quindi questo mi sarete testimoni. Questo comunque era il contesto in cui questi primi cristiani erano testimoni, sono stati testimoni in questo contesto di terrore, di difficoltà, senza mangiare, e tante altre cose che potete immaginare. Quindi questo era il clima, diciamo così, io l'ho chiamato il clima che si respirava a Gerusalemme. Quindi non è che hanno detto che adesso partiamo, dobbiamo essere testimoni e andiamo in Samaria, perché questo non era molto lontano da Gerusalemme, però difficoltà, vi ho detto, c'erano. Andiamo un po' a predicare, diamo una parola, bussiamo alle porte, cioè no, scappavano. Questa è la situazione che c'era dopo la discesa dello Spirito Santo con potenza, ha creato veramente. Da una parte ha creato grandissima potenza nelle persone che credevano in Dio, però si è creato un grandissimo disagio. Mi sono permesso di dire, ma riprenderò questo concetto, quindi, che Paolo fin dall'inizio, no, Paolo, Saulo, perdonate, fin dall'inizio venne asceso dello Spirito Santo, praticamente ha contribuito a diffondere il Vangelo. Lui già inconsapevolmente, proprio per il tipo di attività che faceva, per la sua durezza, per l'incarico di commissario, quello che era, che aveva avuto dal Sinedrio o comunque dai capi sacerdoti, praticamente ha contribuito grandemente a diffondere la buona notizia. Già da allora, prima che fosse chiamato dal Signore per farlo, era il suo, possiamo dire che era il suo destino, ma lui non lo sapeva.
cercava di schiacciare chiunque, dava il suo voto per la soppressione, per la morte, per il carcere, qualunque persona che lui diciamo eretica, avete visto un po', abbiamo visto anche il termine eretico che significa, e, però facendo così in pratica contribuito già dall'inizio, ancora prima di essere uno del Signore, come è chiamato ad essere nel capitolo 9, comincia a far diffondere la parola del Signore. E dando così sostanza lui stesso inconsapevolmente alla profezia di Gesù, che era quello che vi porterete la mia parola soprattutto in Gerusalemme, lo stavano facendo, sono gli apostoli di Gerusalemme, ma in Giudea, in Samaria. E quindi e questo è un po', lo pensavo anche mercoledì, è sempre stato un po' un destino, un po' dei cristiani, no? È quello che quando sono stati perseguitati sono riusciti a portare il lieto messaggio, sì, perché il lieto messaggio e persecuzione siano strettamente legati. Lascio a voi questa riflessione, questo pensiero, questa idea, che non è certo una volta che viene detta, non sono certo il primo che lo dice, o moltissimi che l'hanno scritto prima di me, e la storia pure lo dice. La storia del tempo ha dimostrato che quando c'era persecuzione la parola si diffondeva. E questo è un insegnamento anche per voi, vedremo qualche considerazione alla fine. Quindi la persecuzione, ha quasi sempre contribuito a spargere il Vangelo, un po' come il vento spargia il fuoco, no? Lo diffonde. E questo, dicevo, si è rivelato vero nel periodo storico, nella storia in generale. Ma consideriamo ritorniamo un po' a questo periodo qua, consideriamo ho qualche slide, però è solo indicativa, quindi non dico niente di particolare, solo qualche foto e qualche cosa. Consideriamo che genere di chiesa era quella che è primitiva, che cosa succede? Punto di Atti 8 al versetto 4, quelli che erano dispersi, tutte queste persone qua che venivano bastonati, dispersi, alcuni in casa, se ne andarono di luogo in luogo, portandogli il messaggio della parola. Sto ripetendo perché questo è importante. E questa è la prima causa dell'espansione del Vangelo, perché è la prima causa. Sono partiti per andare a predicare, questa è la mia idea, non credo di porre niente a nessuno, però sono stati costretti ad andare a predicare il Vangelo. C'era una forza che li ha spinti ad andare. Questa è la chiamo la prima causa. Forse magari sto forzando un po' il concetto, ma questo aspetto per quel periodo era molto forte. Che mandato avevano gli apostoli? Marco 16 al versetto 15, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo. Il mandato c'era, però non sapevano che sotto questo mandato c'era questa difficoltà, della persecuzione, della battaglia, della guerra. Quante persone preparò Gesù per portare avanti la sua opera? Poche. 12. Più fortunato che ruotava intorno a lui, eppure qualcuno l'ha anche abbandonato. Ebbene, qui vediamo che quelli rimasti sono andati in Giudea, in Samaria e poi successivamente in tutto il mondo per portare il Vangelo. E quindi, come dicevo prima, la persecuzione di Saulo e degli altri come lui, perché lui era un po' il punto di diamante, non c'era solo. È stato un po' come la confusione delle lingue nella Torre di Babele, ne parlavamo ieri, no? Con il fratello che è entrato qua, che poi ha sparso i cittadini in tutto il mondo. Questa persecuzione è stata un po' una specie di Torre di Babele, se vi piace l'immagine. Quindi loro sono scappati, moltissimi sono scappati da Gerusalemme, non certo per codardia, non certo perché avevano paura, ma perché c'era questo problema, e anche spinti, perché no, dall'intento di predicare il Vangelo così come quello di
miserete testimoni in Giudea e in Samaria. E qui il Signore, io mi sono permesso di dire, passiamo molto velocemente in queste due regioni, ha fatto delle cose grandissime, se vi ricordate, non andremo a leggere, solo forse qualche brano. Usa la casa di Cornelio a Cesarea, sempre in Giudea, per fare delle grandi cose. Usa la casa di Simone a Ioppe, usa la strada deserta di Gaza, che è lì per fare la legislazione, usa la città di Lidda e la predicazione degli abitanti di, appunto, di Lidda e di Saro, usa la casa di Simone, un conciatore di peli, uno qualunque, e pensando a Saulo usa anche la strada per Damasco, anche se era un po' fuori, un po' più fuori zona, e la casa di Anania. Gesù è sempre, il Signore è sempre presente in questo. Il Signore è sempre presente in queste situazioni, non dobbiamo mai scordarci, in tutte le situazioni il Signore lavora. Io ho scritto qui come pensiero, dice che il Signore lavora su due palcoscenici, una strana frase un po' strana, dice ma che significa due palcoscenici? Io ho messo quello celeste e quello terreno. Che voglio dire con questo? Voglio dire che almeno degli esempi che abbiamo visto qui in Samaria, ce ne sono altri, eventi in queste zone, il Signore è sempre presente, quindi ho usato il palcoscenico celeste, sarebbe la presenza del Signore, e quello terreno è la situazione delle persone che il Signore usa per portare avanti la sua parola, cioè la sua parola avanti perché ci sono c'è stata la persecuzione in queste regioni, ma ci sono stati due piani di lavoro: il piano del Signore, che c'è sempre stato, c'è e ci sarà, e poi il piano delle persone, che sono quelle che incontrano Pietro, che incontra Cornelio, Filippo, che incontra l'eunuco, eccetera, 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 e altre situazioni del genere. Sono sempre queste le situazioni che ci creano all'inizio della predicazione, secondo me sono fondamentali, è un metodo che ci deve essere anche oggi. Quindi il piano celeste, cioè il Signore che guida, e le persone che fanno la sua volontà, che mettono in pratica i suoi insegnamenti. Qualche esempio qui l'ho già citato. Pietro e Cornelio, per esempio, no? È una storia famosissima, è una delle più belle storie del libro di Atti. La vediamo solo per citare, perché voglio esprimere anche un concetto. Vediamo. Vedete, il viaggio di Pietro in Palestina, girato parecchio, anche lui, certo non è stato un uomo come Paolo, però ha girato abbastanza, vedete, è stato con Giovanni. La situazione di Pietro il Mago, poi a Lidda guarisce Enea, a Giaffa c'è il famoso episodio della suscitata vita, e poi lui si stabilisce a casa di Simone, questo conciatore di pelle di Cesarea, poi viene chiamato per incontrare Cornelio, e di partenza da Cornelio, un evento molto importante, uno dei primi, il primo evento, diciamo, di parola di Dio, almeno scritto, espresso dalla scrittura, portato ai gentili, quelli siamo, diciamo, ai pagani, in senso generale, un evento molto, molto, molto importante. Questo è un po' di vedere un po' i suoi viaggi, che magari non è questione di due giorni, magari è passato anche un po' di tempo, perché ricordi poi si fermava, eccetera. Dicevo, perché fu detto a Cornelio di mandare qualcuno? Sapete la storia di Cornelio, non andiamo a leggere, è un capitolo quasi intero, quindi è un po' lungo, però leggetelo a casa. Perché fu detto a Cornelio di mandare qualcuno invece di andare lui personalmente? Ricordate che lui chiamò, Cornelio chiamò i suoi servi, lui era capo centurione, il capo della centurione d'Italia, che era sede a Cesarea, che era
capitale amministrativa dove c'era la sede del potere romano, diciamo così, e manda a chiamare Pietro. Forse perché era un ufficiale, non ci poteva muovere, senza ordine superiore, non lo so perché, comunque lui non ci va. Invece quel che succede, e qui abbiamo l'intervento di un angelo, quando dicevo che c'è due piani di lavoro, c'è il piano celeste e il piano terreno, e qui c'è un intervento di un angelo che interviene, avvisa angelo che interviene nell'opera della conversione e fa la unione tra i due palcoscenici, lo chiamate così, il palcoscenico celeste, il Signore forse, e il palcoscenico terreno, c'era Pietro. E non è l'unico caso quello che ha portato il caso. Quindi vedete in che modo il Signore qui interviene nella conversione? Con un angelo. La stessa situazione c'è in Atti 8, versetto 26, quando c'è l'intervento dell'angelo nei confronti del ministro di Dio di Filippo. Anche lì c'è un angelo che interviene. C'era il desiderio dell'Etiope già aveva conosciuto, era stato a Gerusalemme, lui stava tornando in Etiopia, era sulla strada che da Gerusalemme andava verso l'Etiopia. Vediamo questo. Questa è un po' la predicazione di Filippo. Stava andando verso questo tratteggio, stava tornando verso sud, verso l'Etiopia, e lì incontra tramite questo angelo Filippo, e lì viene questo bellissimo colloquio che non andiamo a rileggere, però anche lì c'è l'intervento del Signore in mezzo, che unisce il desiderio di cambiare vita, di conversione che aveva l'Etiope, con il desiderio anche di Filippo di predicare, perché veramente Filippo è l'esempio classico del predicatore, dell'evangelista. E quindi c'è il Signore tramite l'angelo che connette, fa la connessione, diciamo così, diremo oggi, tra queste due persone, per questo unione, questi due palcoscenici che diventano uno. Qui fa vedere un po' qual è il viaggio, altre cose che Filippo fa, lui lavora molto lì, insomma, poi si stabilisce più verso il nord, in Cesarea, e lì lo troviamo più avanti nel libro di Atti. Paolo stesso sarà ospite di Filippo più avanti, cioè non c'è la scrittura a casa di Filippo. Quindi anche qui dicevo, c'è l'angelo che interviene e crea questa situazione di conversione. Quindi ne deducevo, faccio un po' di considerazioni, che c'è sempre un intervento, quando c'è una conversione c'è sempre un intervento soprannaturale nel Nuovo Testamento, che si incontra con l'esigenza umana, mia, tua, ognuna di noi, di cercare il Signore. Questo avviene tramite questo scambio, che qui vedete tanto l'angelo, tante volte si chiama angelo, si chiama spirito, andate a vedere, è molto interessante, è interessante studiare un po' queste, però non viene mai per caso. Io ho notato che a volte noi ricevemo delle telefonate anche qui in comunità, vediamo delle persone che dicono: ma io voglio conoscere il Signore, oppure ho avuto la sensazione che il Signore mi voglia far conoscere di più la sua parola. E vedete, forse c'è un modo in cui il Signore tramite lo Spirito comunica a questa persona, si fa sentire, diciamo, e gli permette di venire in contatto con qualcuno di qualche chiesa, non sto dicendo di essere per forza questa chiesa, o con qualche evangelista, che così poi gli dà, diciamo, gli illustra la parola, perché è vero che, diciamo, questo ministro di Scandace, l'Etiope, voleva conoscere il Signore, però poi c'era stato bisogno di che gli abbia spiegato un po'
Vediamo 8, leggiamo qualche brano della storia dell'Etiope. Un angelo del Signore, Atti al capitolo 8, 26, non lo leggiamo tutto, leggo solo un brano. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati, va verso mezzogiorno, sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è una strada deserta. Cioè questa crea una situazione difficile, una difficoltà per un evangelista nel nuovo deserto. Comunque, questo era il comando del Signore. E si alzò e partì, ed ecco un etiope, un eunuco, il ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintende a tutti i tesori di lui, era venuto a Gerusalemme per adorare, e ora stava tornando, cioè seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati, raggiungilo. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli dice: ma che fai? Riesci a capire? Capisci quello che stai leggendo? Quello gli dice: ma come potrei se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire sul carro e a mettersi a fianco lui. Questo volevo dire prima, no? Con parole mie, magari non di questa qualità, di questa chiarezza. Filippo si è messo vicino a lui e ha cominciato a spiegare, quindi aveva questo obiettivo, aveva questo desiderio della conversione, ma c'era bisogno della scrittura, c'era bisogno della parola perché potesse, che venisse spiegata anche, perché potesse convertirsi. Ma non poteva farlo direttamente quando c'era l'angelo, non poteva farlo direttamente. Sì, no, non è così che funziona, non funziona così. Dio non lo fa direttamente, lo fa tramite le persone, lo fa tramite i credenti, lo fa tramite le chiese, manda le persone o invita le persone a riunirsi nelle chiese dove trova altri credenti che hanno fatto lo stesso percorso e possono aiutarlo a capire, a spiegare, a approfondire la parola, a illustrare alcuni aspetti della scrittura che non sono facili. Ma come faccio a capire? Sono cose della scrittura che non sono facili da capire. Io poi non ho capito, per dire, chiudo la parentesi, per dire che non è sempre facile. Passaggio alla conversione non è sempre facile. Dice, io mi sono convertito, ma ci sono tante cose che diciamo che vanno imparate. Quindi c'è questa, io vedo questo scambio continuo che è vero, noi abbiamo il desiderio di essere convertiti e andare col Signore, il Signore ci mette in contatto. Questo mi fa capire questa prima predicazione in un momento molto difficile per le prime chiese, i primi cristiani, che comunque c'era bisogno di loro, c'era bisogno che si incontrassero, che stessero insieme, che chi aveva bisogno di essere, sentiva il desiderio di convertirsi, incontrasse qualcuno che gli spiegasse la parola. C'è dietro questo palcoscenico, mi dà l'idea di un teatro, diciamo, che c'è sempre una regia che è quella del Signore. Il Signore è il regista della nostra storia, della storia umana in generale, ed è il regista della storia della salvezza. Il suo desiderio è che tutti gli uomini si ravvedano, si convertano, non tutti però poi fanno questo tipo percorso, lo sappiamo, no? Sono altri che dicono: ma io ho sentito il Signore, sono già convertito, ho sentito il Signore convertito. Non è così, io non leggo così dalla scrittura. C'è sempre bisogno di qualcuno che aiuti. La fede viene dall'udire, dall'ascolto e dall'apprendimento. E anche nella storia di Paolo è così, che un po' fuori da questo piccolo contesto, ma è sempre un po' più enorme, verso Damasco, la città di Damasco. Anche lui stava andando a perseguire un gruppo di credenti che erano scappati, quindi con altri soldati, un gruppo di persone. Viene bloccato, cade terra. Anche lì c'è un angelo che chiama Anania, lui rimane accecato, stupidito, non capisce niente. Verrà portato a Damasco, c'è un angelo che chiama Anania e si incontra con Anania. Ma lì è Gesù stesso che è intervenuto su Paolo, perché dice: sei mio,
non c'è bisogno che tu vai da Anania. No, è andato Anania, c'è stata Anania. Mi ha spiegato, poi bisogna spiegare la parola. C'era bisogno di spiegare la parola a Paolo? Attualmente sì, e anche a battezzarlo. Questo è il canale con cui noi diciamo veniamo in contatto con il Signore. Lo Spirito Santo, Dio, lo Spirito Santo aiutano e conduce i credenti a credere, a convertirsi per mezzo della Scrittura. Questa è la Scrittura, possesso delle persone. Ho visto in Filippo, in queste breve riflessioni, il modello un po', io l'ho chiamato il modello del, pur non essendo un apostolo, era comunque un inviato del Signore, era uno dei sette diaconi, ricordate, no? Il modello del cristiano e dell'evangelista dedito all'annuncio a Cristo, prende, va, compie il compito di pur nell'oppressione, pur nelle difficoltà, e lui si muove ed è sempre pronto a fare le cose per il Signore. Il predicatore, l'evangelista, pur nelle difficoltà, deve essere sempre al servizio del Signore e dei peccatori che in qualche modo vengono a lui avvisati, o si avvicinano, o vengono, come dicevo prima, in qualche modo viene in contatto. Deve abbandonare le proprie, deve essere sempre disponibile. Siamo chiamati a seminare volontariamente, senza esitazione, come ha fatto anche Filippo, no? Lasciato, andate, è vero, è stato trasportato, ma è andato in una strada deserta. L'uomo di Dio deve essere sempre pronto ad affrontare l'occasione, pur le difficoltà che c'erano, diciamo, lì, eccetera. E devo dire, questo magari qualche volta può sembrare un po' difficile da fare, che l'evangelizzazione esige anche un po' di preparazione biblica, anche conoscere, perché Filippo sapeva, vero, era ispirato, non sapeva quello che doveva dire all'eunuco. Quindi sono tanti gli elementi che fanno vedere come questa prima predicazione in queste due regioni è frutto delle difficoltà, ma anche della partecipazione delle persone. Stavo dicendo, magari ripeto questo concetto, che nella conversione di Saulo è presente il ben forte intervento umano, quello di Anania, pur essendoci l'intervento di Gesù. Questo lo stavo dicendo anche prima. È importante che noi mettiamo in evidenza questo aspetto, non ce lo scordiamo. Soprattutto quelli che si aspettano che Dio agisca direttamente sul cuore umano senza la normale predicazione del Vangelo. Non ci può essere conoscenza del Signore senza la predicazione del Vangelo da parte dei credenti. Perdonatemi se avete qualche cosa che non siete d'accordo, mettete dei bigliettini dentro la cassetta, magari li possiamo approfondire. Per i casi che ho citato, l'intervento di Dio è sempre presente insieme ai protagonisti, non è mai altrimenti le persone non si sarebbero incontrate. Filippo non avrebbe mai saputo dell'Etiope perché non ci sarebbe stata la possibilità. Anania non avrebbe osato avvicinarsi a Saulo. Qualcuno poteva avvicinarsi, un cristiano poteva, secondo voi, in quei tempi avvicinarsi a Saulo? Tu, Anna, sei andato, tu sei Dio? Io no. Io appena mi cessavo con l'Elmo, io mi sarei girato all'aria, era pericolosissimo, non so con quante spade giravo, forse ero circondato. Eppure Anania ha avvisato, ha usato di cessare Saulo, il persecutore dei cristiani, è noto. Sebbene Anania non vivesse a Gerusalemme, è talmente noto la figura e la durezza di questo personaggio che tutti girano all'arma. È una specie di diavolo. E Cornelio non avrebbe saputo di poter interpellare Paolo se non c'era stato un intervento di lui. Insomma, comunque, il Signore dietro ad ognuno di queste
situazioni, anche quelle di oggi, quelle apparentemente banali di oggi. Insegnamenti per noi oggi, insegnamenti, ripeto, ci sono questi quattro elementi che prendo sempre esempio dello Luke, della storia del Luke, quello che forse avete più in mente. Quattro elementi che combinano perché ci possa essere una buona conversione: Dio, lo Spirito Santo, Filippo, nel senso che è l'evangelizzatore, la persona, il cristiano, e l'Eunuco, che è l'oggetto della persona interessata alla conversione, che sono tutti interessati al confine, ossia alla fine del battesimo e al ricevimento dello Spirito Santo. E se andate all'analisi di questi brani, fa pensare che questa è l'ideazione perfetta del piano del Signore nella nostra vita per diventare il suo figlio, e sono insegnamenti che sono validi ancora oggi. Ancora oggi si vede un po' di persecuzione, tante volte l'abbiamo detto, per poter predicare meglio. Dice, ma come va? Vado a predicare, andiamo a far predicare perché c'è la persecuzione. Si vede un po' di pepe, come si dice, un po' di, non voglio usare altri termini, un po' di difficoltà. Mi sembra di capire, anche qui mettete un bigliettino di lento se non siete d'accordo, che quando c'è la difficoltà la nostra spinta alla predicazione aumenta. Forse perché magari aumenta la nostra fede, non lo so, fate le vostre considerazioni. In questo momento forse non c'è tutto questo, a volte siamo un po' seduti, siamo un po' fiacchi, non possiamo solo andare a dare i bigliettini, eccetera, c'è qualcosa di più. Che il Signore ci aiuti a, non dico ad avere delle difficoltà, non voglio augurare questo a nessuno, ad essere provocati, né voglio dire questo, ma insomma mi capite che voglio dire, ci dia la forza comunque di essere più presenti nel portare la parola agli altri, sapendo che ci sono questi quattro elementi sempre che coincidono, che devono lavorare insieme. C'è la presenza del Signore, che è fondamentale, lo Spirito Santo che crea delle situazioni, ci deve essere chi va, il Filippo della situazione, o il Pietro, o il Paolo, quello che è, e poi ci vuole il soggetto, la persona che vuole essere toccata nel cuore del Signore. Che il Signore ci aiuti in questo nella nostra vita. Amen. Amen. Amen.